Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per essere qui. Prima serata di questa terza edizione di Scienze in Vetta. Chi c'era già oggi ha potuto assistere, questa mattina ai laboratori didattici a cura dell'associazione Vivere i Parchi, e poi questo pomeriggio dalle 18 abbiamo iniziato con un intervento di Giorgio Vallortigara sulle connessioni che ci sono tra individui della stessa specie, tra cui naturalmente noi esseri umani. E poi abbiamo assistito a una interessantissima tavola rotonda, si parlava di Covid, non si poteva fare a meno di affrontare il tema. Questa sera restiamo in tema di medicina e io ho l'onore di invitare qui con me sul palco il professor Silvio Garattini. Buonasera professore, lì c'è un microfono. Buonasera a tutti. No, lo accendono di là, proviamo a vedere se va. Eccolo. Buonasera a tutti, grazie. Sul palco possiamo togliere la mascherina, grazie. Se è più comodo, così la vediamo. Eccolo. E possiamo anche sederci, direi. Certamente. Va bene. Dunque, il professor Garattini, insomma, è difficile trovare le parole per presentarlo. Perché diciamo che di formazione è medico, con un precedente da perito chimico, ma poi avremo modo magari di affrontare anche questo aspetto. Ha dedicato la vita e continua a dedicarla alla ricerca biomedica in vari modi, soprattutto attraverso l'Istituto Mario Negri, Istituto per le Ricerche Farmacologiche Mario Negri, di cui è il fondatore e di cui è stato direttore fino a l'altro ieri, insomma. E è coetaneo di Piero Angela. Un mese di differenza. Direi che però è più in forma, adesso con tutto il rispetto per Piero Angela, ma Piero Angela qualche acciacco ce l'ha, lui invece no, e avremo modo di parlare anche di questo in qualche modo. Con Piero Angela ha fondato il CICAP, il Comitato per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, in origine adesso sulle pseudoscienze, in senso quindi più esteso, con Piero Angela, non solo, con un altro gruppo di visionari, diciamo, Massimo Polidoro, che è stato qui lo scorso anno, Sergio Della Sala, chi altri? Eravate un... Se lo dice al microfono... Parecchie altre persone. Sì, adesso alcuni ormai non sono... Purtroppo non ci sono più altri. Perché era il 1980? Sì, sono 6, circa 40 anni. Sì, quindi siamo da quelle parti. Non mi sono segnato la data, però. E con un altro gruppo di visionari, invece, qualche decennio prima, perché invece qua siamo intorno agli anni 60, ha fondato appunto l'Istituto per le Ricerche Farmacologiche Mario Negri. E anche qui si tratta di un gruppo, in quel caso di 22, lui compreso, visionari davvero, perché il progetto era ed è molto ambizioso, però oggi possiamo dire che è una scommessa che, per quanto continui a essere giocata, è una scommessa che è stata vinta, è stata una scelta insomma, che ha dato i suoi frutti. E poi diceva, è difficile presentare Silvio Garattini perché si può dire semplicemente che lui è un esempio per generazioni di ricercatori, di medici, di scienziati anche di altre discipline, ed è un esempio anche per chi si occupa di comunicazione della scienza, di divulgazione scientifica, e quindi anche per noi che lavoriamo per questo festival. È un esempio per i contenuti che porta, per l'onestà intellettuale e, come disse in un'intervista Silvia Bencivelli, per il garbo, cioè per il suo modo di affrontare le discussioni senza adirarsi, che è anche un po' un trucco per affrontare le discussioni, quelle più spinose, però è sicuramente qualcosa che fa piacere a chi ascolta, insomma, non sentire urlare, ma invece piuttosto poter ascoltare degli argomenti. Adesso gli do anche la parola, insomma, così vedremo davvero chi è Silvio Garattini. Vi dico ancora che lui ha accettato, un po' con qualche ritrosia, dice lui stesso, di scrivere questo libro che si intitola Il guerriero gentile, la mia vita, le mie battaglie, appunto, edito da Solferino,
nel quale racconta appunto la sua esperienza. E voi sapete che il tema del festival quest'anno è connessioni, connessioni visibili e invisibili. Allora, una di queste connessioni credo che possa essere proprio questa, tra una storia, la storia di una vita che può fare da esempio per altre vite, e quindi una connessione tra passato e non solo, passato presente e presente e futuro. Io credo che lui alla fine abbia vinto la sua ritrosia nel raccontare anche alcuni episodi di vita personale, perché comunque si intrecciavano a quella professionale. Credo che abbia vinto appunto questa sua ritrosia proprio per questo motivo, per l'idea di poter comunicare la sua esperienza, che può essere un patrimonio anche degli altri. Grazie soprattutto a Roberta Villa, perché senza di lei non l'avrei mai fatto. Ma questo l'avrei detto dopo. Ha avuto la giusta pressione per convincermi. Vabbè, Roberta Villa è qua in sala e voi dimenticatevene, e tra 10 minuti la chiamiamo sul palco e anche lei avrà modo di chiacchierare, insomma. Quindi io chiedo al professore se è così davvero, se vede questa connessione tra la sua esperienza e quella che può essere la nostra, di chi legge questo libro, di chi l'ascolta. Mi viene in mente quello che diceva oggi Giorgio Vallortigara a proposito dell'intelligenza della specie umana, che non è solo nel cranio, ma è anche nel saper portare al di fuori i prodotti dell'intelligenza, quindi costruire oggetti, quindi la tecnologia senz'altro è frutto dell'intelligenza dell'uomo, ma l'intelligenza dell'uomo è anche nel saper comunicare la propria esperienza, la propria conoscenza alle generazioni successive. Ecco, in questo Silvio Grattini sicuramente è un maestro, e quindi lo vorrei ascoltare. Tanto di nuovo buongiorno a tutti, sono molto lieto di essere qui, ringrazio per questo gentile invito. Io penso che una connessione fra il passato e il futuro sta quasi sempre in cambiamenti culturali, e io credo che noi abbiamo un grande bisogno di cambiare la nostra cultura per quanto riguarda la salute. Il cambiamento culturale è molto semplice, cioè dobbiamo lavorare per evitare le malattie, cosa che non stiamo facendo o stiamo facendo molto male. Dobbiamo ricordare che il 50% delle malattie non piove dal cielo, siamo noi che ce le autodeterminiamo attraverso i nostri cattivi comportamenti, o che ci vengono determinate da comportamenti dei nostri governanti per quanto riguarda l'ambiente in cui viviamo, e poi magari ci lamentiamo perché arrivano le malattie. Quindi più del 50% delle malattie sono evitabili, il 70% dei tumori è evitabile, non è qualcosa che debba avvenire necessariamente. Pensate che ancora quest'anno, nel 2019, abbiamo avuto 170.000 morti da tumore. Quindi pensate al 70%, pensate che si tratta di cifre molto importanti. Quindi bisogna cambiare la nostra cultura, perché la nostra cultura è invece di un altro tipo. Cioè la nostra cultura è un tipo di intervento. Cioè noi non ci occupiamo del perché vengono le malattie, cioè non occupiamo molto poco, non ci occupiamo di evitarle, perché pensiamo che tanto ci sarà un rimedio per tutto. E questo naturalmente è alimentato da precisi interessi. C'è un mercato della medicina che spinge per fare in modo che ci sia tutto quello e più di quello che è necessario per curare le malattie, ma è in conflitto di interessi con il fatto di evitare le malattie. Quindi noi dobbiamo cercare, è una cosa non semplice, però bisogna cominciare, dobbiamo cominciare a pensare che dobbiamo cambiare la nostra cultura. Allora, cambiare la nostra cultura vuol dire pensare a evitare le malattie, e uno degli strumenti che abbiamo bisogno sono quelli che chiamiamo i buoni stili di vita, che tutti sappiamo che cosa bisogna fare, però non lo facciamo.
o lo facciamo in un piccolo numero di persone, perché continuiamo a avere tutte le malattie croniche che sono assolutamente evitabili se, e qui vorrei darvi anche qualche dato per cercare di convincere, cioè mi riferisco per esempio a uno studio che è stato fatto in Australia e che si è concluso recentemente, circa 50.000 cittadini sono stati seguiti per 30 anni per i loro comportamenti in termini di stile di vita, quindi confrontando, credo che fossero 8 categorie, cioè fumo, alcol, droghe, esercizio fisico, questo è un dato positivo, cambiamento di peso, obesità, questo è un dato negativo, esercizio intellettuale e sonno. Questi sono forse sono 7 o 8, sono 8 i criteri. Dopo 30 anni di questo studio si è andati a vedere come erano andate le cose, categorizzando quelli che avevano zero, cioè non avevano avuto nessun fattore di rischio perché quindi non fumavano, eccetera, eccetera, e quelli che invece avevano 8, che erano quelli che proprio che avevano ignorato tutto. La mortalità era del 4% in quelli che avevano 0 e del 26% in quelli che avevano 8. 0 fattore di rischio oppure 8 fattore di rischio? Esatto, come valore del cioè fattore di rischio. Quelli che avevano un buon stile di vita avevano avuto 4% di mortalità. Mm. Quelli che avevano avuto il peggiore stile di vita avevano avuto il 26% e gli altri erano tutti in una forma che era lineare. Questo ci dice quanto sia importante, cioè in realtà noi non lo percepiamo perché non abbiamo l'idea di quello che succede nel nostro organismo, ma il comportarci secondo buoni stili di vita fa sì che il nostro organismo non vada incontro a malattie, statisticamente parlando, non vada incontro a danni e soprattutto non abbia una forma di invecchiamento di cattiva qualità, perché noi come italiani siamo il paese che ha la maggiore longevità, perché le donne vivono 85 anni come media, sono più fortunate, i maschi 81, però se andiamo a guardare, e qui siamo fra i primi del mondo, ma se andiamo a guardare la durata di vita sana, passiamo al 15° posto, proprio perché abbiamo tutto un periodo che è di circa 10 anni di cattive condizioni di vita, proprio perché abbiamo malattie che avrebbero potuto essere evitate. Quindi noi dobbiamo cercare di creare questa cultura e, se posso dire ancora due parole, la dobbiamo creare per noi, ma la dobbiamo creare anche per gli altri. Perché? Perché noi oggi viviamo nell'ambito di un servizio sanitario nazionale, cioè non abbiamo più un rapporto nostro diretto con la salute, abbiamo un rapporto che passa attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, che è un bene straordinario che abbiamo, ai suoi difetti, e potremmo certamente fare delle critiche, però è un bene straordinario, che sono quelli, solo quelli che hanno la mia età ricordano cosa era prima del 78, quando non c'era il Servizio Sanitario. Ecco, perché infatti lei avere una malattia, dire non avere una malattia era un problema che sconvolgeva le famiglie, perché se avevi soldi ti potevi curare, se non li avevi peggio per te fondamentalmente. Quindi noi abbiamo il dovere di operare secondo buoni stili di vita per noi, per la nostra salute, per il bene nostro, ma anche per il bene collettivo, perché noi facciamo fare al Servizio Sanitario Nazionale, che è un bene pubblico, del lavoro che è evitabile e che va a scapito di quelli che invece hanno veramente bisogno di essere assistiti per malattie che non dipendono
dai cattivi stili di vita. Questo vuol dire privilegiare la prevenzione, però la prevenzione è un po' contro tutti, perché ci sono molti conflitti di interesse, cioè in primo luogo i medici, che non sono certamente un esempio di buoni stili di vita, quanti fumano, quanti sono obesi, quanti dovrebbero dare l'esempio, perché l'esempio è contagioso, è il tipo di contagio che vogliamo avere, non quello che abbiamo oggi, vogliamo avere questo tipo di contagio. Ma c'è gli interessi di tutti quelli che vivono sulle malattie, e che sono tanti. Se la gente smettesse di fumare, la maggior parte delle chirurgie toraciche dovrebbero essere chiuse, perché non ci sarebbe più bisogno della maggior parte degli interventi che si fanno sul polmone. Quindi diciamo che operare nel senso della prevenzione è un po' contro interessi economici generalizzati. Però è anche un po', mi viene da dire, contro la nostra natura, in qualche modo. Mi corregga se sbaglio, perché è un po' quello che abbiamo visto adesso con la pandemia. Siamo un po' tentati dal rimandare gli interventi, perché quando non vediamo il pericolo pensiamo che non ci sia. Sì, comincerò a non fumare da lunedì, ma poi non si sa per qual esempio, è il lunedì. Sì. Comincerò a fare la dieta da lunedì, ma non si sa qual è. Perché il questi 7-8 quanti sono, ma perché la nostra, perché la nostra cultura non è orientata verso la prevenzione. Chi insegna la prevenzione? Dove si insegna la prevenzione? Il governo finanzia la prevenzione? No. La prevenzione che finanzia il governo sono soltanto le vaccinazioni e gli screening, perché quelli sono dovuti. Ma che cosa fanno? Cosa fa il governo, il Ministero della Salute, le regioni, gli assessori? Cosa fanno per fare cultura sulla prevenzione? Cosa fa la scuola? È da lì che bisogna partire, se vogliamo che si sviluppi questo tipo di cultura, che è fondamentale. Cioè, noi non riusciremo, se continuiamo in questo modo, non riusciremo a far fronte a quella che chiamiamo la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Cioè, il Servizio Sanitario Nazionale sarà sostenibile soltanto se punteremo molto sulla cultura della prevenzione. Questo secondo me è uno dei messaggi che dobbiamo cercare di portare avanti, dobbiamo cercare di diffondere, e soprattutto dobbiamo cercare di fare in modo che a tutti i livelli, dalla scuola in su e anche nell'educazione medica, perché dove si insegna nella facoltà di medicina la prevenzione? Lo dica lei. Non c'è. E dovrebbe essere una delle parti fondamentali. Dovremmo educare i medici a considerare un fallimento la malattia. I medici di famiglia, per esempio, i medici che chiamiamo di medicina generale, dovrebbero essere giudicati per la loro capacità di indurre buone abitudini di vita. Tu hai 1500 pazienti perché sei un medico di medicina generale. Quanti fumatori hai? E dopo 3 anni quanti ne hai? Quanti ne hai convinti a smettere? Quanti obesi hai e quanti ne hai dopo? E questa è la capacità del medico, dovrebbe essere quella di impedire che ci siano le malattie. Poi certamente bisogna anche curare le malattie quando vengono. Vogliamo provare a chiedere quanti dei presenti fumano e quanti smetteranno alla fine? I fumatori sono bugiardi in generale, sì, quindi non lo dicono. Non chiediamo. Fumano tutti meno di quanto dichiarano, e hanno tutti un nonno che ha vissuto fino a 95 anni nonostante fumando. Nonostante fumasse, ecco. Questo però è un esempio di cultura che ci manca, una connessione che non abbiamo, che è quella tra la cultura intesa come la intendiamo di solito e la scienza, che per chi si occupa di scienza è un po' una contraddizione, nel senso che la scienza è cultura, dovrebbe esserlo, però culturalmente siamo abituati a considerare cultura tutta la cultura artistica, umanistica, diciamo, e non quella scientifica, che associamo di più alla tecnologia e appunto ai rimedi che prima o poi arriveranno, che arrivano, che ci risolvono molti problemi, ma che in realtà non sono sempre dietro l'angolo e non sono
l'unico rimedio, anzi spesso sono l'ultimo rimedio, quindi questa è un'altra connessione che sarebbe da stabilire e che parte forse dalla scuola? Certo, nella nostra società la scienza non fa parte della cultura, questo è certo, cioè non viene considerata cultura. Se uno prende, che so io, le pagine del Corriere della Sera o di qualsiasi altro giornale, ci sono le rubriche cultura, non troverà mai un articolo che riguardi la scienza. Se si parla di scienza si parla in un'altra pagina. La nostra scuola, come ha detto lei giustamente, è una scuola di impostazione crociana e gentiliana, quindi in cui è una cultura letterario, filosofico, artistico. La scienza non c'è, non è presente. E non parlo dei contenuti, perché certo abbiamo l'insegnamento della biologia, della matematica, eccetera, però questi sono i contenuti della scienza e di vari aspetti della scienza che, diciamo, vanno per loro conto, cambiano con i tempi, non sono mai fissi. Quello che manca all'interno della scuola nostra è la cultura come fonte di conoscenza, che deve avere la stessa dignità della conoscenza che deriva, importantissima, dalla letteratura, dalla filosofia e dall'arte. Sono tante forme di conoscenza diversa. La scienza ha una sua forma di conoscenza che è unica, cioè non è data dalle altre culture. Se devo decidere se vaccinarmi o no, non lo posso chiedere al greco, al latino, non lo posso chiedere alla filosofia, non lo posso chiedere all'arte, lo devo chiedere alla scienza. E la scienza è l'unica che mi può dare la risposta. La scienza è comunque un'attività umana, quindi sbaglia anche lei, come sbagliano tutte le attività umane. Però la scienza ha una grande caratteristica, cioè che siccome è fatta da molti e non c'è dato scientifico se non è riproducibile, gli errori che fa la scienza vengono lentamente ma inesorabilmente corretti da tutti quelli che si occupano di quel determinato problema. Quindi noi abbiamo bisogno di conoscere, di fare in modo che la scienza sia considerata fonte di conoscenza e che quindi sia insegnata la metodologia scientifica, perché è quello che manca oggi nelle scuole, è la metodologia. La metodologia che ci aiuta a comprendere molti problemi che sono i problemi della vita, i problemi della natura, i problemi degli organismi viventi, eccetera. Cioè ci sono alcune cose che sono molto importanti e che derivano dalla metodologia scientifica. Per esempio, stabilire il rapporto di causa ed effetto è una delle cose più difficili e tutti pensano invece che sia facilissimo. Io avevo mal di testa, ho preso un farmaco, mi è passata, quindi quel farmaco è il migliore del mondo. Non pensa che il mal di testa magari era passato per suo conto. Stabilire se è passato per suo conto o se è stato il farmaco è una delle cose complicate che richiede esperimenti, che richiede studi ad hoc, e parlo di una cosa, ma ne potremmo citare 100.000 di cose che, per cui tutti sanno qual è il rapporto di causa ed effetto, perché una cosa è avvenuta dopo, quindi quella di prima è quella che l'ha causato. Non è così, sappiamo quanto è difficile. Io di solito, quando mi capita di parlare ai liceali, gli racconto questa storia, questo fatto, perché è un fatto che loro non hanno certamente conosciuto perché è avvenuto un po' di tempo fa, che è, non so, forse qui ci sono alcune persone che lo possono ricordare, che è quando nel mare Adriatico è diventato lattescente. Non so se qualcuno si ricorda, che per cui non si poteva più fare il bagno, non si poteva, e tutti erano le alghe che si erano disintegrate, e quindi soprattutto gli ambientalisti estremi hanno cominciato a dire: beh, ma questo è l'inquinamento, e l'inquinamento, il Po, sappiamo che porta dentro porcherie di tutti i tipi, quindi è il Po che ha determinato questa cosa. Quindi tutti non studiavano se era il potassio, se era il calcio, se era altri prodotti che erano presenti, insomma era un problema
complesso su cui tutti dicevano la loro, ma insomma tutti erano convinti che fosse. L'anno dopo questa, diciamo, l'attescenza non c'è stata più. Il Po probabilmente era molto più inquinato dell'anno prima. Quindi stabilire il rapporto di causa ed effetto è molto difficile, tanto più difficile che se, e qui diciamo il latino è stato utile, un professore di letteratura ci ha ricordato che Ovidio aveva descritto la latescenza del mare Adriatico ai suoi tempi, quando naturalmente il Po probabilmente non era certamente inquinato come è inquinato oggi. Quindi è difficile stabilire il rapporto di causa ed effetto, è solo la scienza che ci può aiutare a definire come stanno veramente le cose. Però proprio questa carenza, diciamo, di conoscenza scientifica che è tipica della nostra cultura, fa sì che la scienza e la ricerca scientifica siano straordinariamente trascurate, direi ridotte alla miseria quando nel si nostro decide paese. Di finanziarla. Noi, o di diciamo, non finanziarla. Noi siamo tutto sommato, uso una parola un po' forte per far capire, noi come Italia siamo dei parassiti del mondo perché non investiamo in ricerca ma utilizziamo tutto quello che quelli che investono in ricerca producono e mettono a disposizione di tutti. Noi spendiamo l'1,2% del nostro prodotto interno lordo, che è la metà di quello che spende la media dei paesi europei, che è un terzo di quello che spende la Germania. Abbiamo la metà dei ricercatori per 1 milione di abitanti di quelli che sono presenti in tutti i paesi europei. E questo, diciamo, è un altro cambiamento che deve avvenire se vogliamo partecipare veramente alle conoscenze e se vogliamo portare il nostro contributo. Gli italiani non sono stupidi, difatti i ricercatori italiani hanno una buona produzione scientifica come i ricercatori dei paesi che sono più evoluti da questo punto di vista. Però siamo pochi e quindi non possiamo fare molte cose che richiedono invece oggi delle masse critiche di ricercatori per affrontare problemi importanti, e non siamo presenti certamente quando si tratta di affrontare problemi importanti. Quindi questo è un'altra cosa che è un problema importante che dobbiamo tenere presente, cioè che siamo dobbiamo aumentare la ricerca scientifica nel nostro paese, anche perché la ricerca non è una spesa. La ricerca è un investimento che genera molti, molti soldi di più. Si calcola, gli economisti calcolano che investire un euro in ricerca vuol dire nel tempo ricavarne 10. E poi l'investimento in ricerca è anche uno degli investimenti, diciamo, di minore valore per creare posti di lavoro. Se prendiamo un miliardo di euro, tiriamo via 100 milioni che servono per comprare apparecchiature, per fare in modo che la gente possa lavorare, noi con il resto, con 900 milioni, possiamo fare 9.000 ricercatori, perché calcolando lo stipendio, calcolando quello che serve per lavorare, in pratica con 100.000 euro per ricercatore ci stiamo. Quindi abbiamo anche una straordinaria opportunità di spendere bene i nostri soldi, creando posti di lavoro, cioè creando occupazione, cosa che purtroppo non riusciamo a capire, ma non riusciamo a capirla perché la scienza non fa parte della nostra cultura. Della cultura. Adesso speriamo che questi fondi che dovrebbero arrivare dall'Europa vengano spesi in modo corretto e che la ricerca non sia come al solito esclusa da dall'utilizzo di questi fondi. Senta, lei in questa ottica di
sperare, auspicare che la politica faccia delle scelte in questa direzione, che quindi prenda, ma poi anche più in generale, delle decisioni sulla base della conoscenza scientifica, lei si è sempre battuto in questo senso, per cui ha sempre accettato di dare consigli alla politica, non ha mai deciso di impegnarsi in prima persona come politico, perché dice che ci vuole una visione diversa dalla sua, però è un suo cavallo di battaglia, è un suo... indipendentemente dal colore politico dei governi. Certamente ho cercato di fare quello che potevo per indirizzare nella direzione della importanza della ricerca. Devo dire che qui abbiamo un po' di carenze anche da parte dei ricercatori, cioè dovremmo essere più uniti nel lavorare perché la ricerca divenga una parte importante dell'attività di un paese. Purtroppo però non si sono mai visti i poveri che si mettono insieme per rivendicare la loro condizione. La ricerca è ridotta così tanto alla miseria che ognuno cerca di sopravvivere e prendere quel poco che c'è nel modo migliore, perché purtroppo non c'è altra possibilità. Noi dovremmo essere capaci invece di unirci e questo tipo di riunioni, questo tipo di cose molto positive dovrebbe aiutare tutti a capire un po' di più e a diffondere l'idea che la ricerca è una base molto importante per lo sviluppo anche economico di un paese. Ma lei dice che i ricercatori dovrebbero tutti impegnarsi in prima persona anche appunto a diffondere la cultura scientifica a tutti i livelli. Non è fondamentale, non è che bisogna andare solo in televisione a raccontare, a parlare di scienza. C'è chi lo fa e è giusto che continui a esserci chi lo fa, però vale la pena raccontarla anche ai propri parenti, ai vicini di casa, a poche persone per volta, perché comunque è un gesto che se tutti quelli che si occupano di ricerca fanno, permette. Sì. Adesso vediamo molti ricercatori che diciamo cercano di fare divulgazione, però è una cosa relativamente nuova, perché quando noi abbiamo cominciato a fare divulgazione, e parlo ahimè degli anni 50, l'Accademia era indignata, perché diciamo, l'Accademia ha ritenuto per molto tempo che non si deve spezzare il pane con quelli che stanno al di fuori. L'Accademia deve stare nella sua torre d'avorio, perché è solo lì che ci si può capire. Il pubblico non può capire. In realtà non può capire se non sei capace di spiegare, ma se sei capace di spiegare il pubblico capisce come tutti. E questo da sempre, tra l'altro. Sì, questo da sempre. Ma io mi ricordo fortissime critiche proprio per... è stato Montanelli il primo a fare la pagina della ricerca, che non esisteva nei giornali italiani, proprio non si parlava perché non era, diciamo, quello che volevano fare i ricercatori. I ricercatori non volevano parlare con il pubblico. Io mi ricordo molte di queste critiche che piovevano su quelli che invece cercavano di spiegare quello che facevano. Ma io credo che non è soltanto un'opzione, è un dovere per ogni ricercatore, perché i ricercatori vivono con soldi pubblici, quei 100.000 euro comunque arrivano, o comunque insomma con da chi è fuori dalla torre, esatto, con fondi che vengono raccolti dal pubblico, quindi hanno il dovere di informare su quello che stanno facendo e sui risultati che ottengono. Ad aiutare i ricercatori e a farsi odiare da quelli che stanno dentro la torre d'avorio e non vogliono uscire, a un certo punto sono arrivati quelli che della divulgazione scientifica hanno fatto un mestiere, che magari sono ex ricercatori o magari non hanno mai fatto ricerca, non necessariamente hanno una formazione scientifica. Piero Angela è l'esempio lampante in questo senso, forse è anche un po' l'eccezione, bisogna dire. Comunque
Tra i comunicatori della scienza, i giornalisti scientifici che si prendono la briga di andare a raccontare le cose come sembra che stiano, insomma, e quindi a rendere conto di tutto quello che si diceva prima, di come funziona la scienza, di tutta l'incertezza anche che si porta dietro. Ecco, tra i divulgatori, i giornalisti scientifici, abbiamo un luminoso esempio qui in prima fila, e quindi io inviterei a salire sul palco, perché è complice di Silvio Garattini nella stesura di questo libro, Roberta Villa. C'è un microfono per te, Roberta. Già acceso. È acceso. Roberta Villa e Silvio Garattini hanno questa connessione che è durata qualche mese, al di là del rapporto di amicizia che dura da prima e continua, che ha portato alla stesura di questo libro. Io non so quanto sia stato complicato quel primo passaggio, cioè fargli vincere la ritrosia. Allora, diciamo che il fatto che io sia notoriamente molto testarda ha fatto la sua parte, non che lui non lo sia, non che lui non lo sia. Più testardo però... di un bergamasco, è difficile. Però, insomma, lui naturalmente era molto felice di scrivere un libro insieme, anzi, quando glielo ho proposto è stato subito entusiasta. Il punto era che lui voleva giustamente parlare dei valori che lui racconta da sempre, quindi lui voleva sicuramente lasciare una testimonianza dei suoi valori. Quello che lo convinceva di meno era farlo attraverso il racconto anche della sua vita, delle sue esperienze personali, di tanti aneddoti. E lì è stata un po' dura. Poi a un certo punto mi ha detto va bene, ha ceduto davanti alla mia insistenza, ha detto va bene, però mi deve promettere una cosa, che non sia solo celebrativo. Lei deve andare anche a parlare con tanta gente che mi ha conosciuto per sentire anche chi parla male di me. E allora qualche cosa di un po' più piccantino l'abbiamo messo. Per esempio, adesso parlava di stipendi dei ricercatori. Diciamo che lui è famoso per non essere di manica larga. Ecco, è che tutto ciò che deve andare alla ricerca, cioè bisogna sopravvivere, ma poi il resto deve andare tutto alla ricerca, vero o no? Perché non ci sono i soldi, non è che... Però io faccio invece l'altra parte, l'avvocato del diavolo, si dice in questo caso, non lo so, perché all'Istituto Mario Negri comunque la differenza tra gli stipendi dei ricercatori e dei tecnici e dei dirigenti, diciamo, non è così alta, anzi c'è un rapporto molto basso. È più o meno uguale. Difatti posso raccontare una storiella che abbiamo avuto una volta, un po' di anni fa, in visita a una delegazione di ricercatori cinesi. Siamo stati a colazione insieme alla mensa e poi abbiamo un po' parlato così, questi avevano un po' familiarizzato, e a un certo punto mi hanno detto ma voi siete, non avete raggiunto l'eguaglianza, noi siamo in grado di distribuire bene le risorse, perché lei deve pensare che fra il dirigente di ricerca e il tecnico non c'è un valore superiore a 5. Allora io ho detto, credo che abbiate molto da imparare, perché da noi non è superiore a 2. Quindi questa era la situazione. Loro pensavano che noi invece, paese capitalista, avessimo tanti di quei soldi. Meglio dei russi. Differenze megagalattiche fra quello più alto e quello più basso. Poi bisogna anche vedere il 2 che cosa moltiplicava, in effetti. Il 2, esatto. Il 5. Allora, su questa cosa ci sono tantissimi aneddoti nel libro, perché devo dire che questa è una costante che tutti mi hanno raccontato, quindi da cui la questione economica non si scappa. Ma una delle cose divertenti è che al Mario Negri c'è, come in molti istituti, la consuetudine di incontrarsi periodicamente, in modo che ciascun ricercatore racconti della sua ricerca e tutti discutono di queste giornate. Alla fine dell'anno tocca al professore.
tocca al professore e lui toccava, adesso non so se lo fa ancora, raccontava non tanto la sua ricerca, visto che lui ormai era principalmente dietro la scrivania piuttosto che dietro il bancone, ma raccontava della situazione economica, di come andava il bilancio. E questa era la chiamata, la giornata? Il club, perché noi chiamiamo il club delle due la riunione in cui sì. Facciamo queste cose. Allora chiamavano il club del pianto. Del pianto, perché lui piangeva sempre miseria. Però devo dire una cosa, che poi mi è stato raccontato da un professor di incalce che ancora lavora in istituto, è sopravvissuto, è rimasto lì, evidentemente ha mangiato in questi anni perché è rimasto lì e ha fatto un'ottima produzione scientifica, e mi ha detto però, devo dire una cosa, che a un certo punto io avevo bisogno di un macchinario molto costoso e non sapevo come andare a chiedere al professore. Poi a un certo punto io ci tenevo tantissimo a questa cosa perché avrebbe rappresentato una svolta per il lavoro che facevo. Arriva il giorno del club del pianto, ci troviamo, lui fa le sue solite racconto e io però gli dovevo chiedere questa cosa, non sapevo come fare a chiedergliela dopo che lui aveva detto qual era la situazione. Lui non ha detto al momento in cui D'Incalci gli ha chiesto l'acquisto di questo macchinario, il professore ha detto va bene, adesso se è importante adesso troviamo il modo di farlo, nel senso che comunque quando c'era la necessità e c'è la necessità di qualcosa importante per la ricerca, allora i cordoni della borsa si cercava di aprirli. I cordoni della borsa era borsa comune, quindi non possiamo che attingere da lì, no? Noi come istituto, essendo una fondazione, non abbiamo gli stipendi pagati dal governo, dobbiamo trovare noi i fondi, quindi l'amministrazione dei fondi è una cosa molto importante. Abbiamo qui presente il nostro attuale direttore amministrativo e sa quanto sia difficile Vabbè, ma allora dobbiamo chiedergli di salire sul palco, dai, un episodio, qualche episodio. No, niente. È un club del pianto qua. Lui è un amministratore recente, quindi diciamo ha pianto di meno per adesso. Ha pianto di meno, sì, per sta adesso. Piangendo perché la situazione della ricerca non è così facile, insomma, non ha trovare i fondi per poter fare ricerca. E lui si è sempre occupato di tutto, al punto che per comprare una penna ci voleva l'autorizzazione, la sua firma, la sua sigla, su qualunque acquisto, no? La G era necessaria per qualunque acquisto. E lui contrattava, per esempio quando hanno costruito il nuovo istituto, contrattava con tutti i fornitori, no? Dalle piastrelle a qualsiasi cosa, alla carta, passava tutto da lui. E poi a un certo punto però questo ha creato un problema, che i rappresentanti, i venditori non volevano più venire. Sì, perché venivano direttamente con il loro direttore, perché dicevano se no lei ci convince a fare i prezzi bassi, poi noi veniamo redarguiti da parte del nostro direttore, insomma. Ma notate che, diciamo, io posso dire, credo che forse l'ho anche detto, che io non sono, per mia natura, non sono capace di contrattare. Credo che in vita mia, per le mie cose, per le cose della famiglia, credo che non ho mai in vita mia cercato e ottenuto uno sconto, perché mi dà fastidio, devo dire. Però quando c'è bisogno, bisogna mettere in atto tutto quello che serve, e quindi bisogna tirare, perché quanto più si tira, tanto più si possono avere tutte le apparecchiature scientifiche, perché, diciamo, una delle cose su cui non abbiamo mai risparmiato nel senso di avere a disposizione, sono le attrezzature scientifiche, che al Mario Negri, insomma, siamo ben forniti, abbiamo quello che serve per poter lavorare in termini di ricerca moderna, e questo, diciamo, è quello che dobbiamo a chi fa il sacrificio di rimanere a lavorare, è quello di offrire perlomeno tutto quello che serve per poter lavorare bene. Ecco, ma questi sono soldi che escono.
Invece accennava prima ai soldi che devono entrare in qualche modo per poi poter uscire. E, diceva, l'istituto è una fondazione e nasce un po' come una... non un taglio di una connessione, ma una, come, con due connessioni da controllare molto bene, che sono con l'Accademia, quando lei ha deciso di non seguire il percorso accademico universitario e quindi di fare ricerca slegato dall'università, dove almeno all'epoca era una sorta fondi. Di appendice dell'insegnamento, era non l'attività privilegiata, diciamo, da chi stava in accademia. E però l'altra connessione da tenere a bada è quella con l'industria, perché fare ricerca non all'università all'epoca significava farla per una casa farmaceutica, nel caso della ricerca biomedica, comunque per l'industria in generale, e quindi per chi giustamente persegue un profitto. Lei ha scelto di piazzarsi in questa posizione intermedia con un istituto che è privato, che lavora per il pubblico, per cui i risultati sono assolutamente aperti e disponibili. Questo è un altro tema che sarebbe bello poi toccare. Però ha bisogno di cercare fondi e quindi ha dovuto stabilire una connessione appunto non facilissima con chi questi fondi li poteva mettere, con alcuni vincoli che hanno funzionato, con alcuni rischi, alcuni pianti, insomma. E noi devo dire che i fondi, diciamo, hanno cambiato la loro percentuale in rapporto con i tempi, però abbiamo sempre avuto un buon livello di donazioni, di eredità, quindi diciamo questo rappresenta una buona parte del nostro bilancio annuale, fondi che riceviamo generosamente da parte di chi lo fa per testamento o addirittura di chi fa donazioni in banche, anche di chi la incontra al bar e le dà 50 euro, sì, è vero, sì, che è successo. Capita anche quello, sono tutte molto, molto importanti, quelle piccole come quelle grandi, perché denotano intanto un interesse per l'istituzione, ma poi anche molto spesso un sacrificio personale da parte di persone che credono nella ricerca. Adesso abbiamo fondi che derivano anche da progetti di ricerca fatti sia a livello nazionale, fondi pubblici, sia a livello europeo, sia a livello internazionale, perché noi all'inizio siamo stati molto aiutati dai fondi americani, avevamo parecchi progetti di ricerca con il governo degli Stati Uniti. Quindi, tant'è vero che pubblici. Il governo degli Stati Uniti ha approvato l'Istituto Mario Negri come fondazione prima del governo italiano, perché allora era molto complicato avere l'approvazione, parlo del 1960, quindi era molto complicato. E poi ci sono anche i rapporti con l'industria farmaceutica, che sono dei rapporti non molto facili, perché diciamo noi vogliamo una delle caratteristiche dell'istituto è quella di voler essere indipendente, cioè non vogliamo dipendere dalla politica, dalla finanza, dalle ideologie e tantomeno dall'industria. Quindi noi per collaborare con l'industria ci vogliono alcune condizioni. La prima è quella che ci sia un interesse scientifico comune. La seconda è quella dell'indipendenza nel fare il lavoro, una volta stabilito di che cosa si tratta, e poi nel mantenere la proprietà dei dati fino alla pubblicazione. Dopodiché diamo tutti i dati, perché cioè sono solo stati, fino alla pubblicazione, sono stati senso, pubblicati sono... dopo la pubblicazione, e noi diciamo comunque pubblichiamo nell'interesse pubblico e non prendiamo brevetti, cioè la nostra regola come istituto è quella di non prendere brevetti per varie ragioni. La prima è quella per essere indipendenti, perché se uno prende i brevetti poi li deve difendere, e
li deve valorizzare, perché dipende dai brevetti quello che poi entra come fondi. La seconda ragione è che se lei prende brevetti finisce, soprattutto in periodi di difficoltà, a orientare la sua ricerca nella direzione di prendere brevetti, anche se quello non è magari la via migliore su cui esercitare le proprie attività. Che invece più è libera, più... Esatto. E la terza è quella di essere liberi di collaborare con tutti, perché se lei deve prendere i brevetti è chiaro che quelli che collaborano possono avere il sospetto che uno utilizza quello che sente poi per fare delle cose per sé. E la quarta è per non avere conflitti di interessi, perché evidentemente se uno ha dei brevetti, poi chi fa brevetti tende a non dire tutto quello che c'è, perché deve mantenere qualcosa per mantenere il segreto fin quando non ottiene il brevetto. E quindi questo... A proposito del non dire tutto, mi ha colpito il fatto che voi pubblicate anche gli insuccessi in un certo senso, cioè raccontate certo, anche le ricerche che non hanno ottenuto i risultati che ci si aspettava all'inizio. Certo. Perché sì, questo può essere d'aiuto a chi magari vuole imbarcarsi nella stessa avventura. E... Certo, i dati negativi sono molto importanti perché permettono di non essere ripetuti da altri che magari vorrebbero fare la stessa cosa. Sanno che il dato è negativo e quindi è un aiuto a non ripeterlo o a ripeterlo magari per provare che abbiamo sbagliato, ma comunque avendo sempre un punto di riferimento. A questo proposito, una domanda per te, Roberta. Quando si fa comunicazione della scienza, diciamo in tempi di pace, cioè non adesso, insomma, fino a 6 mesi fa, un po' di più, soprattutto ma in generale, però insomma abbiamo l'esempio della ricerca biomedica, si tende a raccontare invece esclusivamente i successi, ma è anche naturale, insomma si racconta quando si parla di novità, le news scientifiche sono: è stata scoperta la tale molecola che forse un giorno, e questo forse spesso sparisce, insomma, non è che anche questo porta ai problemi di cui parlavamo prima, cioè la fiducia cieca in una scienza che risolve i problemi e poi però quando ci scontriamo con la realtà capiamo che non era così. È colpa anche tua, Roberta. Allora, è sempre colpa mia. No, dico, è sicuramente così, penso per esempio alla ricerca oncologica, no? Quante volte abbiamo letto: trovata la cura del cancro, trovata la molecola che permetterà di risolvere il cancro. Allora, quando noi siamo abituati a leggere continuamente questo, poi invece questa cura definitiva per ogni forma di cancro non c'è. E allora uno può anche dire: vabbè, ma allora cosa ci raccontano da 10 anni? Questo male curabile, dov'è questo male curabile se invece io ho una forma che non è così curabile? Oppure certe rappresentazioni anche e sempre così trionfalistiche anche nei confronti di specifiche malattie. Allora questo è molto controproducente, proprio perché crea una sfiducia, alla fine una grande aspettativa porta una sfiducia che poi si riflette anche su altri temi, nel senso che io penso che anche una certa disorientamento del pubblico davanti a questa pandemia derivi dal dire: ma come, la scienza non ha una soluzione, la scienza che ha sempre tutte queste soluzioni non ha una soluzione immediata e facile e a cui si può attingere per questo problema? No, attualmente non ce l'ha una bacchetta magica per risolvere il problema della pandemia, quindi sicuramente c'è un problema. Va detto che comunque chi fa comunicazione, in particolare il giornalismo scientifico, deve anche fare i conti col fatto che i giornali, le notizie devono essere lette, per cui se un minimo di interesse bisogna crearlo nel pubblico, cioè non puoi pretendere di fare una notizia e dire: è stata trovata una molecola che non funziona. Vabbè, che notizia è? Cioè, bisogna anche un po' equilibrare le cose, no? Quindi è comprensibile che che prevalgano le notizie positive, però ci vuole molta
molto buon senso nel comunicarle. Va anche detto che non è sempre colpa, questo io lo dico ogni volta che mi capita l'occasione, perché vorrei che a un certo punto diventasse una conoscenza diffusa. Non è sempre colpa del giornalista, nel senso che quello che molti non sanno è che chi scrive l'articolo tendenzialmente non scrive il titolo. Quindi succede che chi scrive l'articolo sta attentissimo a soppesare le parole, gli aggettivi, gli avverbi, i condizionali, si scrive un articolo perché sia il più equilibrato possibile, e poi chi fa il titolo spara una cosa assolutamente assurda. E questo tante volte, e non è colpa di chi appunto firma l'articolo, è un equilibrio molto difficile sicuramente. E beh, per quanto riguarda i tumori, io credo che nel mio lungo chilometraggio almeno una decina di volte ho sentito dire che grazie a questa scoperta fra 5 anni non parleremo più di tumori. Ma anche i ricercatori fanno questo errore. Sì, no, ma sono ricercatori che hanno detto questo, perché diciamo tante volte c'è un eccessivo entusiasmo o un'eccessiva fiducia nei propri risultati, insomma, ma quando diciamo, mi ricordo che un premio Nobel, perché anche i premi Nobel possono sbagliare, quando è stata fatta la mappatura del genoma, ha detto adesso quelli che fanno, si occupano di oncologia possono chiudere i loro laboratori perché sappiamo cosa doveva fare. Qualcosa sta succedendo anche adesso, perché per esempio adesso che ci sono questi farmaci che agiscono in termini immunologici, si sta dicendo questa è la via che risolverà tutti i problemi. In realtà noi dobbiamo pensare che sono tutte delle tappe importanti, ma sono delle piccole tappe che si integrano piano piano una con l'altra, tenendo conto che quando parliamo di tumori non parliamo di una entità, parliamo di migliaia di malattie diverse, e oggi noi lo sappiamo perché potendo guardare al DNA vediamo che anche tumori che chiamiamo con lo stesso nome e che appartengono allo stesso organo in realtà hanno composizione molto diversa, quindi c'è una notevole eterogeneità, per cui adesso parliamo di medicina di precisione, cioè di fare in modo che anche all'interno di uno stesso tumore si possano stratificare delle categorie che devono essere trattate in modo diverso. Però è un cammino lento, è un cammino che però va avanti, insomma, quindi dobbiamo aver fiducia nella scienza, ma non enfatizzare la scienza. Cioè la scienza procede al ritmo a cui può procedere in rapporto con le risorse disponibili, in rapporto con le persone e in rapporto con la difficoltà di rispondere a domande che più andiamo avanti più diventano difficili e quindi più richiedono masse critiche che se ne occupino. Ma allora io vorrei creare... Scusa. No, prego. No, dicevo, professore, lei parla di masse critiche, è un'altra connessione. E questa è una cosa a cui mettere in guardia le persone. Quando sentite il singolo scienziato, che lui da solo, nel suo ambulatorio di provincia, ha trovato la soluzione a un grosso problema su cui dibatte la scienza da anni, siate molto scettici. È una delle tipiche fonti di fake news, di bufale, nel senso che oggi la scienza non può fisicamente essere fatta da un singolo, è una connessione di tante teste, di tante specialità, di laboratori, di gruppi che lavorano in tutte le parti del mondo, e solo così possono raggiungere dei risultati. Scusa, ma era una cosa che quando ho l'occasione di dire cerco di ricordare. Andava precisato. Precisissimo. Io dicevo, vorrei creare una connessione anche con la sala, diciamo, e là c'è un microfono al quale potete raggiungere per fare delle domande, ma prima di creare la connessione con il pubblico che è qui, io cercherei una connessione con
un pubblico che mi sembra si sia seduto più da quella parte, e chiedo a Roberta di aiutarmi a individuare qualcuno che abbia una connessione già stretta con il professore e che abbia voglia di fargli una domanda. Una domanda per primo, perché non si scappa. Una caratteristica fondamentale del professor Garattini è l'attenzione ai giovani. Questo lo raccontano tutti e basta entrare al Negri per vedere tutti questi ragazzi che lo circondano per fargli domande, per raccontargli quello che stanno facendo, per chiedergli un parere su un esperimento che non gli viene e così via. E questo fin dalla fondazione dell'istituto, lui ha sempre puntato tantissimo sui giovani, li ha sempre sostenuti e ha sempre accolto nel suo istituto anche studenti, ancora per esempio studenti di medicina, studenti che ancora non erano laureati, quindi non abili ricercatori ma persone da formare. E qui ne abbiamo uno, Roberto, dai, vieni su, Roberto Furlan, no, senza mascherina, perché tanto guarda stai lontano, vieni qua. Ma se no c'è anche il microfono, vabbè, non so se per questione di no. Devi raccontarci un po' cosa hai fatto al Negri, come sei arrivato al Negri. Oh signore, che imbarazzo, non ero pronto. Io sono arrivato al Negri perché, appunto, come sapete bene, come è stato spiegato bene, scegliere la ricerca non è, diciamo, una scelta particolarmente vincente in termini sociali, economici, di remunerazione. E quindi perché lo fai? Perché non è una scelta, cioè di fatto ci nasci, è una cosa che ti brucia e devi fare per forza, almeno per me è stato così, non era, cioè, quando cercavo di spiegarlo anche ai miei genitori che mi pagavano gli studi e dicevano ma devi andare proprio a fare il ricercatore, cioè mi ricordo addirittura il mio professore che mi offrì la tesi, il secondo a dir la verità, il primo era andato male, diciamo, ma il secondo professore che mi offrì la tesi, che era un vecchio gentiluomo, un professore, un accademico di un tipo, che mi disse: lei possiede beni di ventura? Perché quando gli dissi che volevo fare ricercatore si premurava di chiedermi se ero ricco, perché era evidente che era, diciamo, una condanna. E quindi scaraventato in questo mondo che allora era quello, quando si andava a studiare medicina, Università di Milano, grande università, migliaia di studenti, era veramente un po' frustrante, e io quando cercai il primo sbocco per trovare, insomma, una modalità di mettere in atto questa voglia di fare ricerca, l'unico istituto che me la poteva offrire era, a quei tempi, a quei livelli, il Mario Negri, decisamente. Oggi Milano offre, con tutto il rispetto per il Mario Negri, che resta uno degli istituti più prestigiosi, per fortuna è stato asseminato moltissimo, nel senso, e tra l'altro voglio dire, allievi del Negri non sono in giro, il direttore scientifico dell'Humanitas è un allievo del Negri, giusto per dirne una, il San Raffaele da cui veniamo noi è pieno di ex Negri, e quindi sicuramente è stata una scuola straordinaria. Adesso ho fatto il concione, io chiedevo una domanda o un aneddoto. Un aneddoto? O una domanda al professore. Ma allora adesso non mi fate fare però. Io allora non avevo il coraggio nemmeno di rivolgergli la parola, anche perché all'interno del Negri il professor Garattini era adesso come padre Pio, cioè voglio dire, ci guardavano così, quindi io figurati se ho mai osato rivolgere la parola, assolutamente. La mia porta è sempre aperta. No, per carità di Dio, ma io avevo già difficoltà a relazionarmi con i miei responsabili di laboratorio, studentero del secondo anno di medicina, per cui però ho imparato tantissimo, era un istituto che soprattutto per i ragazzi era, visto che ci riattacchiamo al fatto che i giovani eccetera, non sembrerebbe, ma siamo stati ragazzi anche noi, era molto vocato all'educazione, anzi, ecco, se volete un anetto, si dice così, no? Un anetto per Nino Frassica, dei tempi, io sono sempre stato un po' strano, no? Già fare ricercatore, voglio dire, uno è strano. E quando entrai al Negri io non ricevetti subito il camice e quindi decisi, una follia, e mi feci un camice da solo, sì, con la macchina da cucire,
sapevo usare la macchina da cucire, per cui aveva il colletto alla coreana, aveva la finta per non avere i bottoni e aveva il taschino qui a scomparsa e due enormi tasconi qua perché era comodo per metterci tanta roba, quindi non somigliava al classico doppio petto camice del medico, era diverso. Come tocco finale avevo ricamato un topolino qua, mi fecero una testa così, non mi ricordo chi, quello che faceva le istruzioni per la sperimentazione animale, insomma, e quelle cose lì, trovò che fosse molto irrispettoso che io avessi sì, ricamato il topolino lì e mi fecero una cosa, dovetti togliere il ricamo. Ho fatto il nanetto anche. Va bene, posso grazie. Andare. Puoi tornare promosso. Roberto Furlan, lo ritroverete qui domani alle 6 a raccontarci dei legami misteriosi tra la nostra psicologia, la malattia, l'immunità, le difese, vedremo i nostri umori e sbalzi d'umore. Dai, una domanda dal pubblico. Chi vuole fare una domanda al professor Garattini? C'è lì il microfono, coraggio. Certo che è più difficile alzarsi, Ci vuole un po' più di coraggio, ma... Ma non vi vediamo, perché... Dai, mi sembra strano che nessuno... Ce dai, n'è una. Ce la fai? Prego, prego. Rompere il ghiaccio. Eh sì. Salve e buona serata innanzitutto. So che ad oggi il discorso fake news è molto toccante e alcuni hanno la briga di saperne di più informandosi, non so, su Facebook, leggendo articoli, sensazioni che sembrano dire chissà cosa quando in poi sono solo cavolate. In che modo al giorno d'oggi si può combattere questa cosa per evitare problemi o che comunque qualcuno non vada a causare danni a se stesso leggendo notizie? Una domanda, come dicono gli americani, da 64.000 dollari, perché è molto difficile rispondere. Lei fa una domanda giustissima. Purtroppo viviamo in un sistema che è straordinariamente confuso e quindi ci vuole molto buon senso, cioè bisogna cercare di sviluppare spirito critico, cioè bisogna, in linea di principio, quello che mi ha insegnato mio padre, non dimenticate che io ho vissuto al tempo del fascismo e quindi mio padre mi insegnava a non credere a quello che mi raccontavano. Credo che una base di scetticismo è molto importante in queste condizioni, cioè a priori non credere e poi invece cercare di confrontare le varie nozioni per cercare di capire e poi cercare di avere delle persone di riferimento, insomma delle persone a cui si dà un po' più di fiducia, per cui però insomma è molto difficile, questo dipende molto da quello che discutevamo prima, cioè che non avendo avuto dalla scuola una mentalità scientifica è difficile discriminare. Qui poi, diciamo, nel caso particolare del Covid è ancora più complicato. Io penso che una delle gravi deficienze è stata la mancanza di comunicazione, cioè ci doveva essere a livello governativo qualcuno che ogni giorno facesse il punto e dicesse: di tutte le cose che avete sentito, queste sono cose da dimenticare e queste invece sono cose che dovete ritenere. Insomma, è mancata in questo caso molto la informazione, perché tutti i ministri, tutti parlano, tutti raccontano le loro cose, fanno confusione e poi parliamo dei social network, non parliamo di tutto il resto, che insomma crea soltanto confusione. Siamo di fronte a una cosa nuova
e quindi bisogna tenere presente che le conoscenze sono poche, e questo, diciamo, è uno dei punti fondamentali. Roberta, non so se sì, no, volevo solo dire che sabato alle 6, alle 18 avremo una tavola rotonda proprio sulle connessioni positive e negative stabilite dal linguaggio, quindi anche le fake news, quanto circolano sui media tradizionali, sui social media, e anche quello che si chiama hate speech, cioè quell'aggressività che a volte vediamo nella nostra società sul linguaggio. Tutto questo avremo tra gli altri Fabiana Zollo dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che è una delle persone più esperte nelle dinamiche di diffusione delle fake news sui social media, proprio perché studia quantitativamente come si muovono queste fake news su Facebook, su Twitter. Quindi ne riparleremo sicuramente, ti invito a venire sabato. Purtroppo che poi domani io parto. Peccato. C'è lo streaming. C'è una telecamera lì, e quindi poi sarà anche a disposizione dopo, credo. Adesso azzardo questa cosa. Volevo fare un'ultima domanda, se possibile. So che in questi anni l'università è cambiata e volevo sapere anche un vostro parere sulla riforma 3 più 2. Alcuni dicono che la triennale non serve al momento, altri dicono l'opposto. Anche qui secondo me c'è un po' di confusione. Ma io, diciamo, sono molto critico sul modo in cui è fatta oggi l'università. I 3 anni non portano a niente fondamentalmente, portano un titolo ma non portano a nessuna professionalità, quindi non ha, e gli altri 2 diventano necessari in qualche modo. E poi, diciamo, l'università è ancora fatta di lezioni frontali in cui lo studente è ancora in uno stato di molta passività che è, diciamo, in contrasto con i tempi in cui viviamo, in cui le informazioni si possono ottenere autonomamente. Quindi l'università dovrebbe educare a trovare tutte le informazioni. Io farei fare le lezioni agli studenti dando i temi, facendo in modo che quindi vadano a cercare i dati, le informazioni, vadano a documentarsi, e poi il compito del professore dovrebbe essere quello di aiutarli a, diciamo, mettere insieme i dati e a correggere gli errori, a integrare quello che lo studente non ha trovato. Ma abbiamo bisogno di una forma molto più attiva, e nelle facoltà scientifiche abbiamo bisogno di una maggiore connessione con i laboratori. Molti studenti di medicina possono uscire con una laurea, come anche molti studenti in biologia, senza aver mai fatto un laboratorio, senza aver mai fatto... E qui, diciamo, bisognerebbe ripristinare molte delle scuole professionali. Io ho fatto, sono prima di essere medico, tante altre cose, io sono un perito chimico e è l'unico titolo di cui sono orgoglioso, perché è l'unico titolo in cui ho avuto la possibilità di studiare durante le ore del mattino e 4 giorni alla settimana nel pomeriggio avevo il mio laboratorio, avevo gli strumenti per poter fare il laboratorio, dovevo fare delle analisi e ero valutato, come i miei compagni, sulla base della precisione delle analisi. E difatti, credo che lo racconto nel libro, che quando poi mi sono diplomato avevo 3 posti, sono andato a lavorare per un periodo alla Dalmine, che è un'acciaieria, e nessuno mi ha insegnato a fare l'analisi dell'acciaio, perché le avevo fatte, e quindi quando sono andato lì mi hanno detto faccia l'analisi dell'acciaio, e io ho fatto l'analisi dell'acciaio perché avevo imparato a farle. Ecco, questa per me è il tipo di scuola che dovremmo avere, dove c'è una forte partecipazione attiva dello studente, e questo, diciamo, fra l'altro è stata anche una mia fortuna, perché andando poi, quando ero studente,
ho voluto entrare nell'Istituto di Farmacologia per fare della ricerca, avevo il vantaggio di conoscere la chimica che i medici purtroppo conoscono molto poco, quindi insomma quello è stato un vantaggio notevole che mi ha dato il fatto di essere perito chimico. Ma io credo che è il tempo di rendere molto più attivi gli studenti a tutti i livelli, dalle elementari in su fino all'università. Noi dobbiamo fare in modo che gli studenti a tutti i livelli siano attivi e non soltanto dei passivi recettori di quello che insegna il professore. E torniamo al tema iniziale. Grazie mille professore, tocca a questo signore. Buonasera, si parla molto di un vaccino come soluzione per il Covid-19 e secondo le sue informazioni o la sua opinione, lei ritiene che sarà una soluzione che si possa trovare entro l'anno oppure si dovrà andare molto più avanti? Grazie. Scusatemi, sedetevi pure, sono io. Mettete da parte gli occhiali, va benissimo. Per quelle che sono le informazioni disponibili, è probabile che, diciamo, alla fine dell'anno, all'inizio del prossimo, insomma, in quell'ambito di tempi, è probabile che un vaccino sia giunto alla fase finale, che è questa cosiddetta fase 3, in cui bisogna trattare decine di migliaia di persone, non tanto per vedere l'efficacia, perché quella deve essere già stata dimostrata nelle fasi 1 e 2, ma per vedere invece la sicurezza, perché noi somministriamo un prodotto a dei soggetti sani e quindi dobbiamo essere sicuri che il prodotto non dia assolutamente nessun problema di effetti collaterali gravi. È chiaro che il vaccino non sarà disponibile per tutti, ma ci sarà una gradualità nell'applicazione, perché avremo prima di tutto probabilmente gli operatori sanitari, che sono quelli che tendono a diffondere di più eventualmente il contagio, poi tutti quelli che hanno diciamo, rapporti con il pubblico, poi le persone più anziane e così via. Un dato che diciamo è nuovo nella storia dei vaccini, è la prima volta che succede, è dato dal fatto che ci sono alcuni che stanno studiando il vaccino in fase 3 che hanno cominciato a produrlo. Cioè, siccome sono arrivati molti soldi a disposizione da parte dei governi, hanno cominciato a fabbricarlo con l'idea che, indipendentemente dal fatto che il vaccino poi sia positivo oppure non vada bene, se sarà positivo avremo già a disposizione il prodotto in quantità sufficienti per cominciare una vaccinazione. Se sarà negativo, purtroppo si butterà via tutto, ma qui diciamo c'è anche, già che c'è l'occasione, c'è anche da dire che molti temono un po' la velocizzazione che c'è stata, perché normalmente per i vaccini ci vogliono parecchi anni per trovare il vaccino. Però questo, la velocizzazione in realtà è dovuta al fatto che abbiamo un'urgenza e quindi si fa con più velocità quello che prima si faceva con più tranquillità. Ma poi soprattutto è che quelli che stanno producendo i vaccini sono stati inondati di soldi, di miliardi di euro, e quindi hanno un differente atteggiamento. Cioè, cerco di spiegarmi, se io sono un'industria che decide di produrre, di fare un vaccino, cosa faccio? Comincio a farne un pezzettino, perché per fare la ricerca comincio a spendere dei soldi, quindi ne faccio un pezzettino
e poi aspetto di vedere il risultato e poi, se mi va bene, ne faccio un altro pezzetto, cioè investo un altro po' di soldi, cioè sto attento a quello che investo per fare in modo di rapidamente fare marcia indietro se le cose vanno male. Adesso invece sono inondati di soldi, quindi possono procedere indipendentemente senza il timore, perché non spendono i loro soldi, spendono i soldi dei governi. E questo poi sarà un problema di cui rendere conto quando si parlerà del prezzo dei vaccini, perché anche lì poi non sarà un problema molto semplice. Il brevetto, il prezzo, lì bisognerà che i governi siano forti nel dire l'ho pagato io già, non è che lo devo pagare due volte. E poi professore, io davanti a questo approccio, no, del cominciare a produrre questi grandi lotti di vaccino prima ancora che sia approvato, ho un altro timore, cioè che comunque le agenzie regolatorie siano in qualche modo condizionate da un lato dalla richiesta dell'opinione pubblica, dalla necessità obiettiva che arrivi un vaccino, e dall'altro che insomma prima di dire no lavorateci ancora un po' su o dire no butta via miliardi già investiti, le pressioni possono essere anche diverse, no? Certamente, per quello che bisogna stare attenti e bisogna che l'opinione pubblica sia il più possibile informata di quello che succede. Di fatto è già avvenuto, perché secondo me l'approvazione di quel prodotto antivirale, il Remdesivir, che ha fatto la Food and Drug Administration, cioè l'autorità regolatoria americana, è stata fatta proprio perché, siccome non c'è neanche un antivirale, almeno mettiamone uno. Non è che sia un antivirale di grande efficacia, è un antivirale che insomma non ha, comunque non protegge dalla mortalità, e quindi insomma è già un antivirale minore da un certo punto di vista. Se posso interrompere un attimo, sì, voi intanto pensate a delle domande, ma parlando di antivirali abbiamo qui anche un altro allievo del professor Garattini. Collaboratore, non mi piace questa parola allievo. È un collaboratore. Chiediamo a lui come si dice. Chiediamo a lui come si chiama. Abbiamo qui il professor Poli, se vuole venire un attimino a raccontarci anche lui. Lui, che a proposito di antivirali, si è occupato tantissimo di HIV. Adesso ci racconta lui che cosa ha fatto al Negri e un po' le sue storie, insomma. Tanto è un piacere essere qui col professor Garattini, con te. Beh, la mia ricerca è nata al Negri. Quello che voi non sapete, forse non lo sa neanche il professor Garattini, che fu la responsabile seduta lì, si chiama Elisa Vicenzi, che un giorno mi disse: io faccio la ricerca, se tu vuoi continuare a fare il medico vedi un po' tu. Dico, beh, allora provo anch'io, non si sa. E poi è andata bene. No, erano gli anni in cui scoppiò l'AIDS. E il Mario Negri era vicino all'ospedale Sacco, dove c'era il professor Morone e tutta la sua equipe, e una cosa fondamentale che non è stata ricordata questa sera, ma c'è nel libro, è che al Negri era uno dei posti dove si poteva fare il servizio civile. E quindi io andai come per fare il servizio civile, lì iniziai i primi, nel laboratorio di Alberto Mantovani, i primi studi, e grazie a quelli poi siamo andati negli Stati Uniti. La cosa divertente è stata la mia prima intervista con Alberto Mantovani. Per andare al Negri mi vedo tutto elegante, preparato, mi ero studiato i lavori scientifici di Mantovani, e da lì la prima domanda fu: ma tu giochi a calcio? E io rimasi. Perché dietro avevamo la squadra di calcio quel tempo lì, Mantovani era un'ala. Contro Forloni, contro tutto il gruppo. Sì, sì. Ma era più bravo come difensore, però, dice. Era più bravo come difensore Mantovani. No, Mantovani era molto attivo, non credo che avesse la stoffa per diventare un grande calciatore, però è diventato un grandissimo immunologo. Tra i calciatori più citati, si può dire. Chiudo dicendo una cosa molto piccola che ho rivelato prima al professore come una piccola confidenza, la dirò in modo politicamente corretto.
Io lavoro da 25 anni al San Raffaele, che è un grandissimo istituto, però il mio cuore è, non lo dico perché c'è qui, ma io mi sento parte della famiglia del Medico, sono stato solo 3 anni, ma dal professore alla segreteria della reception, alla mensa, era veramente una grande, ci si sentiva, e penso che il clima sia, io ho visto il nuovo istituto quando c'è stata la celebrazione, bellissimo, e quindi quando uno passa dal Negri, un po' come Roberto, poi il Negri gli rimane stampato nel cuore e anche gli rimane come imprinting di come si fa ricerca, ed è quello che cercheremo di fare anche col patto trasversale per la scienza, di cui il professor Garattini è stato il primo, come dire, testimonial di grande rilievo, e che ho già discusso, lo rilanceremo alla grande insieme. Grazie, grazie. Grazie, grazie Guido. Sì. Non so se c'è qualche altra domanda. Sì. Avanti, benissimo. Potremmo parlare anche dell'Atalanta, però lo facciamo un'altra volta. Grandissimo tifoso, professore. Grandissimo tifoso. Gamasco, Bergamasco. Dopo la lascio l'Atalanta. No, volevo domandare questo. Lei prima parlava delle malattie croniche. La mia impressione è un'impressione strettamente personale, ma poi parlandone con gli altri mi sembra che cominci a essere un pochino più diffusa, è che si sta abbassando, in realtà l'età di vita si allunga, ma si abbassa invece tutto quello che sono le problematiche, per cui l'inizio con questi farmaci per malattie croniche. Io in particolare mi sono trovata dentro un paio di situazioni che non mi aspettavo. Allora, quanto noi possiamo fidarci e affidarci al medico nell'iniziare un percorso di farmaci per andare sulle malattie croniche, e quanto invece, come diceva lei prima, dobbiamo esercitare un po' di critica, autocritica, critica anche nei confronti dell'esterno, per cercare di rimandare un po' questo percorso? Perché, come diceva lei prima, forse innanzitutto essere a livello di stile di vita il più corretti possibile non sempre basta, ma ricorrere al farmaco magari per anche cautelare un po' la figura di quello che può essere il medico è veramente la soluzione migliore. Sì, questa diciamo è una domanda molto interessante e delicata. Cerco di rispondere in modo corretto. Cioè, io penso che la medicina attuale è una medicina che premia molto la produzione, che premia molto gli interventi. Io dico in termini un po', diciamo così, grossolani, premia molto il mercato. Allora, prendiamo il caso di una persona adulta che abbia una glicemia un po' elevata. Il medico si preoccupa. Nella stragrande maggioranza dei casi, che cosa succederà? Se il medico è bravo, cerca di dare i consigli dicendo devi fare delle cose per diminuire la tua glicemia. Però siccome viviamo in un'epoca di medicina difensiva, cioè siccome i medici vengono portati in tribunale quando non fanno le cose che i pazienti ritengono che si debba fare, e quindi hanno paura di avere di andare in tribunale, fanno di più di quello che è necessario. Allora, fino a 20 anni fa, chi aveva una glicemia di 110 non veniva considerato per un trattamento, perché si riteneva che con buone abitudini di vita, mangia meno zuccheri, mangia di meno, cammina di più, e se tu lo fai tendi a evitare che il fenomeno vada avanti. Se tu invece continui a mangiare più di quello che è necessario, un eccesso di calorie, non ti muovi poco, bevi molto, eccetera, inevitabilmente la tua glicemia aumenterà. Adesso invece, quando è 110,
già si comincia a dire è un prediabete, e già questo è un marchio, cioè se è un prediabete uno si sente malato e lo dice ma mi darai pur qualcosa, e qui comincia a scattare il farmaco. E noi abbiamo un gran numero di persone diabetiche che potevano non esserlo, era quello di cui parlavo prima quando parlavo di prevenzione, potevano non esserlo se fossimo stati in un sistema e in un tipo di cultura in cui i buoni stili di vita hanno il privilegio rispetto a tutto il resto. Invece siamo vittime di questa forma di utilizzo di farmaci, anche quando ci sono altri modi per aiutare la propria salute. Questo diciamo, lo vediamo in tutti i campi, c'è una specie di abbassamento dei livelli di normalità, cioè quando io ho studiato, quando molti di quelli che sono anche più giovani di me hanno studiato, 140 e 90 di pressione era considerata la normalità, adesso si dice 130 e 80, perché? Perché saranno molti di più quelli che devono essere trattati con i farmaci se abbassiamo i livelli di normalità, e questo diciamo aiuta il mercato. Così questo avviene per il colesterolo, ormai non c'è, c'è pochissima gente che assume le statine, però le statine fanno diminuire il colesterolo, ma non è detto che proteggano per tutti dalle malattie cardiovascolari. Vi do un esempio, persone che sono a forte rischio di malattie cardiovascolari e che hanno un alto livello di colesterolo, quindi ricevono le statine, certamente si abbassa il colesterolo. Però quanti di loro, di questi che hanno il colesterolo più basso, non avranno un infarto cardiaco? Beh, il numero è quello che noi chiamiamo il numero di persone che devono essere trattate perché uno abbia il vantaggio, è di 90, cioè con gravi fattori di rischio, cioè bisogna trattare 90 persone perché una abbia il vantaggio. Tutti hanno avuto il livello di colesterolo più basso, ma è uno solo che ha un infarto, che non ha un infarto. Ma questo vuol dire che ce ne sono probabilmente 85 che non avrebbero avuto l'infarto in ogni caso e che però vengono trattati, e ce ne sono 4 che pur essendo trattati hanno avuto l'infarto, e ce n'è uno che invece... Allora, se i medici prima di tutto e che sono diciamo oberati dall'informazione degli informatori farmaceutici, e non c'è in questo paese informazione indipendente per i medici, perché diciamo è tutta informazione di parte, se i medici fossero informati bene quando fanno una prescrizione di quanti pazienti devono trattare perché uno abbia un vantaggio, al pensiero di doverne trattare 90 perché uno ha un vantaggio, cerca di fare una selezione, cioè cerca quelli che ne hanno più bisogno, non è che lo fa a tutti. Un altro esempio per dirvi che non è solo per il colesterolo, abbiamo detto prima del diabete, i buoni stili di vita richiedono un minor numero di persone trattate perché uno non abbia il diabete rispetto a tutti i farmaci che conosciamo. Un'altra cosa, non so, le donne in menopausa hanno ridotta densità dell'osseo, che è un fenomeno fisiologico dovuto diciamo alla diminuzione degli estrogeni, però vengono trattate in generale con questi bisfosfonati. Beh, sapete quante donne bisogna trattare fra quelle che hanno fra i 50 e i 65 anni perché una abbia una frattura in meno? Bisogna trattarne più di 200, che vuol dire che ci sono 199 donne che vengono trattate con un farmaco senza
che abbiano, non sappiamo chi sarà che avrà il vantaggio, però sappiamo che ce ne sono 199 su 200 che non avranno nessun vantaggio e che però avranno tutti gli inconvenienti di trattamenti farmacologici di lungo tempo. Quelli che prendono le statine sanno benissimo che hanno dolori muscolari e così via, insomma. È un po' impopolare raccontare queste cose, ma credo che bisogna dirle. Può farlo. Si può avere fiducia nella scienza e avere un atteggiamento critico, anzi certo, la fiducia nella scienza è proprio guardare i dati obiettivi, non vuol dire pensare che è tutto al meglio, tutto quello che viene fatto. No? Certamente, bisogna avere la conoscenza. Poi è qui dove, quando si dice giustamente che oggi, in un'epoca in cui le informazioni sono disponibili a tutti, sempre di più il rapporto medico-paziente deve essere un rapporto che è orientato al fatto che il medico descrive come stanno le cose e però è il paziente che in qualche modo deve decidere. Allora, se il paziente c'ha tutta la storia ben raccontata, è lui che può dire: io in ogni caso voglio tentare, cioè gioco la lotteria, anche se 1,90 voglio le statine. Oppure può voler dire no, visto che questa è la proporzione, io decido di seguire altre vie, cioè cercherò di stare più attento a tutto quello che fa aumentare il colesterolo nella mia dieta, in quello che faccio, e scelgo quest'altra strada. Cioè, bisogna che sempre di più il paziente sia al centro del sistema e sempre di più il paziente sia lui che, avendo tutte le informazioni, decide che cosa gli conviene fare. Questo è un po' in contrasto col paternalismo di una certa comunicazione della scienza degli ultimi anni. Ci stiamo un po' dimenticando, certo, invece tutto un fenomeno culturale degli ultimi decenni che ha portato a questo empowerment del paziente, a questa idea che le persone devono essere consapevoli nel fare le loro scelte di salute. Forse anche un po' questo fenomeno delle fake news ha portato all'idea: no, tu non certo, hai studiato medicina, non puoi esprimerti. Certo. C'è una via di mezzo, una sana via di mezzo. Anche perché il paziente le informazioni le cerca, quindi se non le trova dal medico le cerca. Ai miei tempi non si discuteva con il medico, perché se uno faceva una domanda tirava fuori due o tre parole difficili e uno chiudeva la bocca e non diceva più niente. E adesso i tempi fortunatamente sono cambiati e c'è anche tante volte, diciamo, una presunzione da parte del pubblico di voler insegnare addirittura al medico che cosa deve fare e cosa deve prescrivere. Però, diciamo, piano piano credo che arriveremo fra i due estremi a una situazione invece ideale, in cui c'è una collaborazione fra il medico e il paziente e alla fine è il paziente che decide che cosa gli conviene fare. Lei è ottimista? Se non fosse ottimista. Se non fossi ottimista non sarei qui e non continuerei a lavorare alla mia età. Perché infatti il professore continua a fare la sua attività, diciamo, non ha smesso. Lui dice È quello che mi piace fare, quindi sono anche fortunato di poter continuare. Il lavoro coincide con quello che lo diverte, quindi certo, non smetterebbe mai. Certamente. Non so se ci sono altre domande. Io vedo che, ecco, sì, ce n'è una. Vedo che restate, stavo dicendo, quindi. Buonasera. Premesso che non ho nessuna esperienza in campo medico, ma mi piacerebbe sapere che rapporti avete come centro di ricerca con gli organi istituzionali che sono preposti alla ricerca e all'innovazione. Nel senso che questi organi dovrebbero definire le linee guida e gli obiettivi da raggiungere nel medio o lungo termine. Mentre voi, che siete al fronte sulla ricerca, avreste senz'altro molti contributi da fornire a questi signori. Potete illustrarci i rapporti che avete? Grazie. Sì, abbiamo dei
dei rapporti, diciamo, spesso un po' frustranti, perché non è che siamo molto ascoltati. Quindi, non so, vi faccio degli esempi. Noi siamo molto critici rispetto al prontuario terapeutico nazionale, cioè a tutti i farmaci che vengono dati gratuitamente da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Non perché non vogliamo che siano dati gratuitamente, ma perché pensiamo che ci sono sprechi. Cioè, voi probabilmente lo sapete che abbiamo, diciamo, farmaci uguali che paghiamo con prezzi diversi, cioè che il Servizio Sanitario Nazionale paga con prezzi diversi. E questo è qualcosa che non dovrebbe esserci. Abbiamo farmaci per cui non ci sono prove di differenza fra di loro, ci sono, quello che abbiamo detto, tante statine, ci sono tanti farmaci antidiabetici, nessuno ha mai dimostrato che uno è meglio dell'altro, perché se uno è meglio dell'altro non dovremmo tenere quello che ha minore effetto, invece li teniamo tutti e tutti costano diversamente, mentre dovrebbero costare. Io, quando ho avuto, diciamo, la fortuna nel 1993 di far parte della commissione che ha riformato il servizio, il prontuario terapeutico nazionale, noi abbiamo diminuito il bilancio a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Allora c'erano le lire, di 4.000 miliardi di lire. Nel 93 avevamo speso 12.000 miliardi, nel 94 ne abbiamo spesi 9.000 miliardi di lire. E i pazienti non hanno patito nulla, perché hanno avuto tutto quello che serve. Ha patito solo il suo istituto, però. No, è solo, sì. Anche un po' le aziende farmaceutiche. Ma noi, diciamo, potremmo, a distanza di 25 anni, non abbiamo ancora avuto il coraggio di fare una revisione del prontuario terapeutico nazionale. Abbiamo calcolato che il Servizio Sanitario Nazionale spende circa 22 miliardi all'anno per comprare farmaci. Ne potremmo risparmiare 5, soltanto portando farmaci uguali o farmaci con meccanismo d'azione uguale allo stesso prezzo, a quello più basso. Questo, diciamo, dà un'idea, però ovviamente ci sono, come tutti sappiamo, non vi dico delle novità, ci sono delle lobby che sono molto più capaci, agguerrite, vocali, e che hanno anche più soldi di quanti noi non abbiamo, e quindi evidentemente la loro influenza è molto forte. Ci sono altre domande? Eccola. In realtà sono due, forse. No, è una sola. Buonasera, avete parlato di vaccini e di farmaci. Professore, quale ritiene realisticamente più vicino per risolvere questa pandemia? Farmaco o vaccino? E poi, questa è la domanda, un'altra considerazione personale, ma volevo anche il suo parere e anche il parere della giornalista. Penso che fra le cose positive che questo Covid ci ha insegnato, non so quali siano effettivamente, però forse una è quella di aver in un certo senso sdoganato la parola ricerca. Prima la parola ricerca, che non sempre si accompagnava alla ricerca scientifica, veniva un po' interpretata come, anzi confusa con la vivisezione, quindi era un po' un tabù parlare di ricerca. Non pensa che questo possa essere il momento in cui il giornalismo scientifico spieghi davvero l'importanza della ricerca e spieghi davvero il significato alle persone, che appunto tutti sono in grado di capire se viene spiegato bene una cosa? Per quanto riguarda vaccini e farmaci, devo dire che non lo so, e credo che non lo sappia nessuno, perché
diciamo, siccome sono studi in corso, possono andare avanti, ma possono anche fermarsi in qualsiasi momento. Quindi non abbiamo l'idea, stiamo vivendo la situazione giorno per giorno, e quindi speriamo che, sono 200 i gruppi che hanno cominciato con l'idea di fare un vaccino, quindi speriamo che uno arrivi in tempo utile, come pure sono tantissimi che stanno sviluppando farmaci, speriamo che uno arrivi a darci dei risultati in tempi ragionevoli. E poi comunque vaccino e farmaco coprono esigenze diverse, sì, cioè hanno, certo, funzioni diverse. Certo, il vaccino copre l'esigenza di prevenzione, il farmaco cura la malattia, però tutti e due sono importanti, perché se avessimo un farmaco molto efficace nel curare la malattia, anche se non abbiamo subito il vaccino, potendo curare la malattia è già un grande risultato. Per quel che riguarda, che diceva prima, della ricerca, beh, qui tocchiamo un punto, vivisezione è appunto un termine inappropriato, perché noi non facciamo vivisezione, vuol dire sezionare il vivente, e noi non facciamo questo, noi facciamo sperimentazione animale con tutte le regole. Penso che sia utile sapere che cosa bisogna fare per usare un solo topo per la sperimentazione nel nostro paese. Bisogna rispondere a un questionario di 50 domande, bisogna scrivere un protocollo con tutto quello che si fa, bisogna stabilire che cosa si fa nel caso in cui il topo muoia, il topo abbia dolore, il topo abbia qualsiasi altra cosa. Bisogna scrivere un documento che permetta anche al pubblico non tecnico di capire perché si fa quell'esperimento. Poi bisogna passare attraverso il comitato etico animale, attraverso il comitato del benessere animale, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e attraverso il Ministero della Sanità. Dobbiamo pagare una tassa per ogni esperimento e, se va bene, dopo 4-6 mesi abbiamo il risultato. Nessun paese in Europa ha queste condizioni, e noi siamo anche, fra l'altro, in termini di infrazione europea, perché non abbiamo rispettato il regolamento europeo che vuole che tutti abbiano le stesse condizioni per fare la sperimentazione animale. Noi abbiamo fatto invece una legge con delle regole molto più restrittive, che sono quelle che vi ho detto, che non ci sono in nessun paese del mondo e che sono contro l'articolo 2 del regolamento europeo del 2010. La legge italiana è stata fatta nel 2014 e vale ancora oggi. Quindi, se noi avessimo dovuto fare esperimenti per studiare problemi che riguardano il Covid negli animali, questa, diciamo, è la risposta. Se avessimo fatto la domanda a febbraio, forse adesso avremmo la risposta per dire possiamo cominciare. Siamo in condizioni, diciamo, veramente differenti da tutti gli altri paesi del mondo. Questo perché, ripeto quello che ho detto prima, perché la ricerca non è considerata parte della cultura, e quindi è una cosa che si fa, tant'è vero che dobbiamo pagare una tassa, anche se lo facciamo nell'interesse pubblico, non lo facciamo nel nostro interesse personale. Siccome hai chiamato in causa anche me, io tante volte ho scritto, ho cercato di spiegare queste cose, però è un esempio questo molto chiaro di come l'uso di una parola piuttosto che di un'altra condiziona la percezione del pubblico, perché ovviamente se si parla di vivisezione, subito la nostra mente vengono in mente delle immagini terribili, queste che vengono mostrate nei gazebo, che sono assolutamente irrealistiche. A Milano l'altro giorno circolava una pubblicità della Lega Antivivisezione
e c'era, adesso non mi ricordo, ma mi sembra un leone a un certo punto, un animale assurdo, cioè che non è usato nella sperimentazione in nessuna parte del mondo, non so se era un leone o che, ma insomma per dire che a volte c'è veramente una disinformazione anche su questo e basta semplicemente usare una parola scorretta per creare evocare tutto un immaginario e su questo bisogna stare molto attenti sicuramente e chi fa il nostro mestiere per cui a contatto con il mondo della ricerca, con i laboratori, vediamo come veramente fanno. Io ricordo una cosa a questo proposito, quando ho visitato il laboratorio del professor Vallortigara a Rovereto e si discuteva moltissimo di sperimentazione animale in quel periodo perché quando c'è stata, doveva scadere, c'era una questione legislativa in corso. E ricordo che dovevano farci vedere delle api e volevano farci vedere qualcosa nel cervello delle api, non mi ricordo, e la ricercatrice che voleva farci vedere questo cervello prima ha anestetizzato le api prima di prenderne una e farcele vedere. Quindi non solo gli animali, se vogliamo, più simili a noi, perfino un insetto non può essere ucciso, cioè noi uccidiamo la zanzara che ci schiaccia. Ecco, in un laboratorio non puoi uccidere un'ape, o comunque non so se non puoi, ma sicuramente nel laboratorio del professor Vallortigara non viene uccisa un'ape senza anestetizzarla prima per rispetto, veramente quel rispetto che raccontava prima Roberto, che gli è stato insegnato nel non ricamare il topolino sul camice. Quando i ricercatori vengono dipinti come dei torturatori, vengono veramente a volte dipinti in una maniera sadica, no? che si divertono a far soffrire gli animali, questa è una falsità profondissima. Quelli che lavorano con gli animali hanno una relazione come possiamo averla noi, certamente si rendono conto dell'importanza che anche il sacrificio di un animale può avere poi per la vita delle persone. E quindi se si conosce la realtà anche della ricerca, anche in questi aspetti che possono essere meno comprensibili al pubblico, è più facile poi anche apprezzarli e capirli. Quindi cercare di creare questa connessione, come abbiamo fatto questa sera, anche tra il mondo della ricerca e il pubblico, è fondamentale proprio anche per capirsi. Come sempre, se ci si conosce, se ci si capisce, poi anche tanti equivoci, tanti rancori possono così essere controllati. Bene, io direi che questa connessione questa sera forse l'abbiamo creata e speriamo che sia solida e duratura. E ringrazio il professor Silvio Garattini. Vi ricordo il suo libro Il guerriero gentile, la mia vita, le mie battaglie, scritto con Roberta Villa. Credo di non rovinarvi il finale se vi dico che si conclude come il professore stesso ha concluso uno dei suoi interventi di prima, cioè al centro ci deve essere il malato, il paziente, se uno si occupa di medicina, e credo che l'esempio del professor Garattini sia di fronte a tutti da seguire. Grazie ancora, ricordiamo gli appuntamenti di domani. Dunque, mi hai preso la sprovvista. Alle 18. Dunque, intanto tu dai l'omaggio al professore che io intanto allora penso, sì? Allora, domani è venerdì. Allora, venerdì abbiamo in apertura Roberto Furlan, legami tra la nostra psiche e la nostra immunità. Adesso il titolo esatto non me lo ricordo. Poi abbiamo Stefano Bonetti dell'Università di Venezia, di Ca' Foscari, dell'Università di Venezia, con la sostenibilità della nostra vita online, quanto lo streaming ci fa risparmiare e migliora la sostenibilità ambientale, ma anche le capacità del magnetismo e tutta una serie di cose complicate, strane, interessantissime. E poi avremo Roberto Battiston, ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, il quale ci racconterà
del legame tra la nostra vita e le forse eventuali vite nello spazio, come è arrivata la vita sulla Terra, quali altre connessioni vite lontane, connessioni lontane nel tempo, nello spazio. Quindi questo domani pomeriggio, e poi, quindi questo dalle 6 alle 7 e mezza, poi alle 21 io vi invito veramente a venire, perché c'è uno spettacolo che si chiama Off Topic, ripreso da una trasmissione che si tiene su Radio 24 con Riccardo Poli, Beppe Salmetti, ci sarà della musica, saremo tutti un po' coinvolti in un spettacolo veramente divertente in cui andremo un po' a indagare una serie di luoghi comuni e insomma scherzeremo anche su Courmayeur, scherzeremo su tante cose, è una serata veramente divertente, vi invito a partecipare. Ci vediamo domani sera, domani pomeriggio alle 18 anzi. Ah no, scusa, per noi grandi, ma poi ci sono naturalmente, io a volte me ne dimentico, chiedo scusa ai ragazzi dei laboratori che invece fanno un'attività straordinaria e i bambini sono entusiasti. Domani mattina, domani pomeriggio ci saranno i To Science, quindi gli stessi animatori che gli anni scorsi hanno tenuto i laboratori per i bambini saranno presenti sia domani che sabato, quindi credo che ci si possa prenotare, ma se non vi siete prenotati non preoccupatevi, venite qui e vedete se riuscite a inserire i bambini nei gruppi. È giusto? È giusto, è giustissimo. Qui abbiamo un omaggio per il professore, però abbiamo due ordini di problemi. Uno che è alcol e lui non beve tanto. Adesso non è vero. Lui non è vero che non beve. Lui non mangia a mezzogiorno, è molto rigoroso, cammina, fa 7, 8, 9 piani di scale mentre i giovani arrancano, questo sì, però un goccettino ogni tanto. No, ma infatti lui non disdegna un bicchiere ogni tanto, dice. Glielo porto a Milano io. Però il problema è l'aereo. Non lo posso portare in aereo. Glielo porto a Milano. In aereo me lo sequestrano, è un peccato. Lo accetti lo stesso e poi lo lasciamo a Roberto grazie, Villa. Grazie. Grazie ancora a tutti. Arrivederci, buonasera. A domani, buonanotte, arrivederci.